Iniziamo questo incontro con me, appunto Stefano Bargiacchi, per chi non mi conoscesse, sul market profile, che è un pochino uno degli argomenti, diciamo, erano un po' uno dei temi, diciamo, principali di questa edizione dell'ITF. Per questo sono stato messo in questo orario, diciamo, finale, che conclude uno degli ultimi interventi, il mio. E, tra l'altro, vi ringrazio perché vedo che siete abbastanza numerosi e questo mi lusinga molto. Spero che sia dovuto anche all'argomento e adesso vediamo un pochino. Allora, appunto, io mi chiamo Stefano Bargiacchi, Profste è il mio nickname, se volete, e appunto ho questo sito in cui parlo di mercati e di quello che faccio, dove tra l'altro, come dicevo, sarà disponibile poi la registrazione di questo intervento, la trovate qua sotto, no? Seminario Profste in video, e da lunedì più o meno dovrebbe essere disponibile. Per arrivarci, il modo più veloce è cercare Profste in Google e arrivate qua, e questo sono io, tic, entrate dentro. Anche in futuro, se ovviamente dopo vedremo domande e quant'altro, comunque vi venissero in mente domande, qualsiasi cosa, mi scrivete e io rispondo a tutti gli email, al limite c'è da aspettare 1 o 2 giorni a livello di impegno, però sarà sempre un piacere ovviamente rispondervi. Ecco, iniziamo quindi a vedere questo discorso sul market profile. Market profile che è, diciamo, un metodo di visualizzazione alternativo, se volete, a quelli tradizionali, ossia a quelli come le candele, le barre, eccetera, eccetera, quelli che vediamo qui, siamo abituati a vedere. Alternativo non nel senso che poi in realtà li usate o il market profile o le visualizzazioni tradizionali, ma diciamo che in qualche modo il market profile si va ad affiancare a queste visualizzazioni, quindi voi potete continuare a utilizzare tranquillamente diciamo, il vostro metodo tradizionale, quello che fate, senza sconvolgerlo, ma solo integrandolo. Quindi secondo me uno dei grandi vantaggi del market profile è proprio questo, che si sposa perfettamente con quello che già fate, aggiungendo un qualcosa che poi è una visione del quadro d'insieme. Secondo me è assolutamente indispensabile. Questo strumento era caduto completamente nel dimenticatoio fino all'anno scorso, quando io proprio primavera scorsa mi sono preso i 2 libri fondamentali su questo tema, che sono purtroppo in inglese, ve li indico perché a chi interessano credo siano assolutamente da leggere. Uno si chiama Mind Over Markets ed è di James Dalton. Okay. E poi c'è il secondo libro scritto sempre da James Dalton che si chiama Markets in Profile. Li consiglio tutti e due, li prendete su Amazon, secondo me è un prezzo abbastanza conveniente, sono 26 dollari con l'euro, insomma veramente, e sono oro colato, cioè libri che io consiglio, sono in inglese, è vero, quindi magari un po' di fatica, ma valgono sicuramente la pena. Per quanto riguarda i libri in italiano, io ne dovrei scrivere uno che mi è stato commissionato da tempo, ma non ho mai tempo, quindi spero di riuscire, cioè o mi chiudo in un posto per 1 mese, magari lo scrivo. Quindi vabbè, mi scuso perché so che per molti può essere un problema, però nel frattempo avete queste che sono, questo James Dalton, questo autore, è assolutamente, diciamo, secondo me l'autore più accreditato in questo campo, e i 2 libri sono questi: Mind Over Markets è il primo, e Markets in Profile è un libro che è uscito l'anno scorso, sempre sul market profile. E io le cose che dico poi sostanzialmente in realtà le ho prese tutte da James Dalton. E quindi, se avete modo di leggere i 2 libri, secondo me sono veramente molto, molto preziosi e c'è tutto quello che c'è da sapere di questo market profile. Ecco, quindi niente, indirettamente ringrazio James Dalton perché in realtà io ho imparato tutto da lui. E l'anno scorso, niente, mi sono preso questi 2 libri, mi sono chiuso in biblioteca per un paio di mesi, alternando quindi al trading operativo lo studio del market profile, mi sono accorto della potenza di questo strumento che ho trovato assolutamente sensazionale, e però ho scoperto che in Italia era completamente sconosciuto, quindi andando anche su Google, adesso se metti market profile su Google italiano, praticamente esco solo io, ma non perché sono bravo, perché proprio non ne parlava nessuno. Quindi ho detto, vabbè, vorrei diffonderlo, mi piacerebbe diffonderlo, e quindi niente, tra le varie cose l'ho fatto incluse in Visual Trader, dove prima non si poteva visualizzare. In realtà non è proprio il market profile per problemi di diritti, si tratta
del grafico che sotto Visual 3 si chiama dispersione tick, perché per problemi di copyright tu praticamente non puoi usare il nome market profile, ma puoi usare la tecnologia. Però se lo chiami market profile non puoi, quindi si chiama dispersione tick. E non c'è, come non c'è in tantissimi altri software, anzi, normalmente i software che visualizzano market profile sono molto cari e costosi, e invece in Visual Trader sono riuscito a farlo aggiungere praticamente allo stesso prezzo, cioè senza alcuna aggiunta, eccetera. Questa è una cosa ottima, perché mediamente un software che ti visualizza il market profile per avere quell'opzione ti aggiunge dagli 80 ai 120 dollari al mese. Quindi loro invece l'hanno aggiunto, è solo nella versione Pro, ma viene circa con tutto 30 euro al mese, quindi non è per fare un discorso commerciale, però oggettivamente è un valore aggiunto enorme, quindi per me è stato un onore aver contribuito a, cioè immaginatevi, mettetevi nei panni, un anno fa ero in biblioteca sperduto da solo, che leggevo un libro, un anno dopo per me è un onore essere davanti a voi a parlarvi di una cosa nella quale credo molto, Visual Trader, che in Italia comunque è il programma più diffuso, secondo me più valido, io collaboro con loro perché lo trovo molto valido, ha incluso, grazie a me, perché, ma non perché sono bravo, ripeto, perché era proprio una cosa che era stata caduta completamente nel dimenticatoio e quindi boh, sono abbastanza lusingato di questa cosa. Detto questo, il passaggio successivo è diffonderlo, quindi un'occasione come questa sicuramente è un momento dove almeno le persone possono venire a contatto con questo strumento, poi probabilmente avete la cartolina, nel senso che sono riuscito questa volta, grazie a Intesa Trade, a organizzare un corso completamente gratuito sul market profile che si terrà a Milano a giugno. Non abbiamo ancora deciso la data e qui vi confesso, dal punto di vista commerciale, che proprio per diffondere questo discorso, perché i corsi sul market profile in America viaggiano sui 2.000-2.500 dollari, perché è veramente uno strumento utilizzato dai professionisti. E io in Italia avrei dovuto prezzarlo sui 1000 euro, oggettivamente, perché è il primo corso mai fatto in assoluto sul market profile. È uno strumento comunque, secondo me, molto valido, eccetera, eccetera. Allora, ho prima detto, vabbè, proviamo a cercare una sponsorizzazione, perché ovviamente a 1000 euro sarebbero venute, presumo, meno persone, e il mio scopo non è guadagnare da questa cosa, ma, lo dico in massima serenità, diffonderlo il più possibile, perché ritengo che sia uno strumento veramente che era stato, boh, in qualche modo magicamente nascosto a noi investitori privati e quindi, i trader privati, il mio scopo è proprio che lo conoscano le più persone possibili. Allora ho chiesto a Intesa se mi sponsorizzava il corso, loro l'hanno fatto, mi sono anche lì ritenuto assolutamente fortunato e quindi a giugno ci sarà questo corso a Milano, il primo con me, di una giornata intera sul market profile. Non sarà un evento commerciale, cioè farò proprio il corso che avrei fatto a 1000 euro, tale e quale, e secondo me può valere il viaggio, anche se magari dice sono lontano, perché non lo fai a Roma, eccetera, eccetera. Abbiamo scelto Milano perché ovviamente è un punto di aggregazione, eccetera, eccetera. Decideremo la data e secondo me, anche se può essere un sacrificio, il consiglio è veramente spassionatamente, se avete tempo venite perché farò proprio un corso che sarebbe stato quel corso che io avrei fatto a 1000 euro, detto con la massima serenità. Quindi secondo me può valer la pena. Lo strumento è sicuramente, lo vedremo anche oggi, da approfondire. Se non avete tempo, eccetera, eccetera, potete leggere questi due libri. Poi se uno dice appunto non so l'inglese, ecco, allora può venire a Milano, insomma una delle due, anche se poi uno deve fare il viaggio, insomma, ecco. Quindi gli strumenti ci sono tutti. Allora, per chi sa l'inglese il consiglio è leggere questi due e rileggerli, rileggerli e assimilarli. Chi non sa l'inglese può venire a Milano a giugno. Se poi uno vuole fare tutte e due, tanto meglio, io sono solo contento. Va bene. Allora, detto tutto ciò, andiamo a vedere un pochino di che cosa si tratta. Vi chiedo, visto che ieri mattina abbiamo fatto un incontro sul market profile, che era un'ulteriore, diciamo, introduzione su questo argomento, quanti di voi l'hanno già seguito? Così taro un po' le cose che dico. Quello di ieri mattina alle 8. Ah no, vabbè, perfetto, una minoranza. Ok, no, allora posso ripetere alcune cose senza timore di annoiarvi. Allora, vediamo un pochino dove nasce il market profile. C'era questo signore, Steinmeier, che poi è stato direttore del CBOT, che è il Chicago Board of Trade, che oggi si è fuso col CME, sono gli exchange dove si trattano future i più potenti del mondo ormai. Poi dopo questa fusione, quindi il CME è quello dove viene trattato l'S&P 500, il Nasdaq, il Russell, eccetera, eccetera, e adesso si è fuso col CBOT, appunto, creando
il più, a Chicago ovviamente, il più grande exchange per quanto concerne i futures. Peter Steinmeier era il direttore negli anni 80 del CBOT e aveva in mente questa teoria del market profile fin da quando era bambino. C'è una specie di sua biografia dove racconta tutto, sarebbe un terzo libro da leggere, non ve lo consiglio perché non è essenziale ai fini didattici. Ma eventualmente un domani diceva, voglio proprio sapere tutta la storia, come io che mi ero appassionato, mi sono letto anche questo, e lui proprio raccontava che fin da bambino, quando aveva 13 anni, in maniera molto semplice, andava, mi sembra, di ricordare al mercato del bestiame del suo paesino in America, sperduto chissà dove, e vado a memoria, quindi potrei sbagliare qualcosa, e vedeva questo meccanismo d'asta che c'è tipicamente nel mercato, appunto tipo del bestiame, e robe simili, e da lì gli è nata l'idea di fare una cosa simile poi per i mercati, cosa che poi è stata confluita in questo market profile che è proprio basata sul meccanismo d'asta come teoria alla base del discorso. Quindi quando è diventato direttore del CBOT, sostanzialmente si è fatto sponsorizzare dal CBOT, diciamo, lo studio e l'ufficializzazione di questo strumento, che infatti ha ancora oggi il copyright sul market profile e sull'uso del nome. Ok, quindi vedete, bisogna mettere tutte queste R proprio perché l'utilizzo del nome è copyright del CBOT. Ok, quindi da un'idea che è nata appunto durante gli anni della giovinezza di Steinmeier, è diventato direttore, l'ha realizzata e l'ha diffusa. Porta, come dicevo, una visione dei mercati unica, perché aggiunge a quello che voi già fate, questo è il bello del market profile, cioè tu non devi modificare di una virgola quello che già sai o fai, ma aggiungi appunto uno strumento che in qualche modo si affianca, si sposa perfettamente, dandoti appunto questa visione d'insieme, in questo senso una visione di mercati unica. Quindi, secondo me, uno integrando nella propria metodologia il market profile non ha che da guadagnare, qualsiasi cosa faccia. Da Elliott, Fibonacci, indicatori o come me, io ad esempio non utilizzo indicatori di niente, quindi non vai a modificare di una virgola quello che fai, però aggiungi uno strumento che ti dà una visione unica e lo vedremo multidimensionale. Poi lo vediamo con calma. Gli esempi di rappresentazione sono questi sono i software tipo CQG, eccetera, che hanno la licenza, quindi quelli ufficiali del market profile, quindi possono, come dicevo prima, utilizzare il nome. E la rappresentazione sono queste cose un po' strane, no? Che tra un po' cercheremo di chiarire. Ce ne sono poi altri, questo qui, questo, eccetera. E questi sono quelli, vi dicevo, che costano sui 120 dollari al mese circa, solo per visualizzare il market profile. Vedremo poi appunto cosa significano tutte queste letterine, cose varie che vediamo. Ecco, il discorso è questo. Il market profile, quindi, vedete, è proprio un modo alternativo rispetto, dicevo, alle candele, alle bar chart tradizionali, perché ti fa vedere il mercato in una maniera abbastanza unica, se volete, ok? Che cercheremo appunto di interpretare. Iniziamo a dire subito che ognuno di questi profili, poi lo approfondiamo, rappresenta una giornata, ok? Quindi il grafico del market profile, in una parola, è solo e sempre daily, giornaliero. Nel senso che ognuno di questi, ripeto, profili rappresenta un giorno, ok? Quindi questo è un giorno, questo è un altro giorno, questo è un altro giorno e così via. Quindi un primo concetto da capire è che il market profile è solo daily, solo settimanale. Non ha senso scendere su time frame inferiori per quanto concerne il market profile. L'utilizzo invece del market profile in intraday è vedere come questi profili si costruiscono, quindi tu guardi il daily, cioè il profilo del giornaliero, il market profile, e lo segui durante il giorno vedendo come si costruisce, e quello è l'utilizzo che fai in intraday. Tra l'altro non importa guardarlo costantemente, perché lo vedremo, è uno strumento che questi profili si aggiornano in maniera molto lenta, e quindi il bello di questo strumento è che è anche molto adatto a chi, come io consiglio, oltre a fare trading, lavora. Dico consiglio perché io faccio soltanto trading e, avendo fatto l'errore, che considero un errore, di aver lasciato il mio lavoro per il trading, sconsiglio di farlo, anche se è ovvio che sia una tentazione magari per alcuni. Lo sconsiglio semplicemente per un motivo, perché sono arrivato alla conclusione, io 3 anni fa ho lasciato il mio lavoro per il trading, che è necessario per poter guadagnare sui mercati, cioè vivere di trading, avere una fonte di reddito fissa. Faccio una piccola parentesi, un piccolo inciso, così va anche sul registrato, che sono cose alle quali tengo molto.
Quindi il trucco, al di là del fatto perdo, guadagno, che metodo uso, che metodo non uso, è quello di avere una fonte di reddito fissa, non so, degli appartamenti da affittare. Io non ce li ho e infatti mi sono messo a fare seminari e cose varie, che è la mia fonte di reddito fissa, cioè uno stipendietto, l'ipotetico 1000 euro, 2000 euro, quello che è. E poi una fonte di reddito variabile, aleatoria, insicura, incerta, che sono i redditi che ti provengono eventualmente dal trading. Questo è un segreto che in effetti io ho sbattuto la testa, la faccia e anche altro e l'ho capito. Ma oggettivamente il vero segreto è questo, perché io mi sono reso conto, ho iniziato a fare questi seminari, queste cose da settembre, con i quali non si diventa ricchi, almeno poi per quanto mi riguarda tendo a voler più diffondere certe cose, come nel caso del market profile, cioè preferisco fare un corso gratuito e non guadagnerò 1000 euro da ogni persona che viene, è ovvio. Però per diffondere uno strumento nel quale credo molto, ma per un semplice motivo, perché mi considero appunto uno di voi sicuramente, poi uno che si è preso la fregatura, cioè uno che ci ha creduto, ha lasciato il lavoro e tutto per il sogno, e poi comunque una grande passione per il trading, mi piace, eccetera, eccetera, ho detto vai, adesso a sto punto proviamoci in maniera seria. E uno dei segreti ho capito che è quello di affiancare un reddito fisso, qualunque esso sia che deve esserci, a quello variabile. È una cosa poi ovvia se ci pensate, perché poi anche il trader che guadagna, cosa fa con i profitti? Non li reinveste tutti nel trading. Quindi il trader puro in realtà non esiste, perché man mano che guadagna si comprerà, non so, appunto, per esempio degli appartamenti o delle obbligazioni, o quindi affiancherà delle fonti di reddito fisse e certe e a zero rischi a quelle variabili e aleatorie, ripeto, che provengono dal trading. L'ho capito dopo, però è una cosa ovvia. Quindi in realtà anche il mito trader full time e part time è in realtà una leggenda se ci pensate, perché tutti siamo trader part time. Primo, i mercati sono aperti 7 su 7, 24 ore su 24, quindi umanamente è impossibile poterli seguire sempre. Secondo, è necessario e vitale affiancare una fonte di reddito fissa a quella aleatoria. Questo lo dico proprio perché io magicamente, non so perché, da settembre, cioè da quando ho iniziato questa cosa, ho veramente migliorato tantissimo il mio trading. È naturale, hai le spalle un pochino più coperte. E quindi anche sui mercati vado molto molto più tranquillo, perché tutta la mia vita a livello patrimoniale, reddituale, finanziario non dipende dal tick. Non dipende da come va quel singolo trade. Non ho tutte le uova in un paniere. La vera diversificazione non è solo quella ai fondi, allora compratene 40 così magari uno va su e l'altro va giù. Cioè la diversificazione devi fare anche nella tua vita affiancando, ripeto, un reddito fisso è una variabile, cosa più ovvia. Ok, io sono sbattuto la faccia facendo un errore, perché poi quando l'hai fatto con la famiglia dici, cioè ci sono dei momenti dove dici ma cosa ho fatto? Allora ho detto va bene, cerchiamo di. E alla fine sono giunto a questo discorso, ovvio, perché col senno di poi dico, ci potevo sicuramente pensare prima, però vi consiglio, lo consiglio a voi, uno dei motivi per cui faccio queste cose è proprio questo, cioè visto che io ci ho sbattuto la faccia ed è una sensazione orrenda, veramente, perché ti ritrovi con la famiglia da solo a dire ma cos'è che ho fatto, cioè dove sto andando? E poi invece il trucco è semplicissimo, la soluzione è affianchi un reddito fisso a uno variabile. Da quando l'ho fatto, anche sui mercati, magicamente riesco molto meglio. Ok? Non vi sto dicendo che guadagno, che divento ricco, eccetera. Riesco meglio, ok? Quindi non sono qui appunto a dire cose. Questo, ripeto, è semplicemente un consiglio, ma andiamo avanti col market profile. Allora, su cosa si fonda il market profile? Ci sono tre elementi: tempo, prezzo e volume. Dice, ma allora anche di là tradizionalmente abbiamo tempo sull'asse orizzontale, il prezzo sull'asse verticale e poi il volume che tradizionalmente rappresentiamo con gli istogrammi sotto, lo sappiamo, ce lo ricordiamo. È vero, però qui il volume viene incorporato, diciamo, nel grafico sopra, cioè non hai più l'istogramma sotto tradizionale coi volumi, ma viene incorporato, vedremo come, qua sopra. Ok? Quindi ripeto. La novità sta nel fatto che il volume non è più separato, diciamo sotto, come accade tradizionalmente con l'istogramma, ma incluso, incorporato nel grafico sopra, diciamo, cioè dove normalmente abbiamo solo il prezzo e il tempo. Ok, questa è la normale o gaussiana, che è l'ipotesi di fondo del market profile. La curva normale o gaussiana è una roba che si usa in statistica, senza spaventarci, niente di difficile, è una curva che si presume rappresentare molti fenomeni, diciamo,
presenti in natura, per esempio, la statura. Allora, che cosa succede con la statura? Che è chiaro che qui in mezzo ci sono, se vogliamo, più persone, quindi ci sono tante persone, dove è più cicciotta, alte 1,70 circa, che poi è la media, e poche persone, queste sono le code della normale, alte 1,40 e poche persone alte 2,10 m. Quindi questa curva viene molto utilizzata in statistica proprio per questo motivo, perché si ritiene che possa ben rappresentare molti fenomeni, come ripeto la statura. Tra l'altro, anche qua un inciso, molti dei modelli di valutazione del rischio nei mercati finanziari sono basati sulla normale o gaussiana, che in realtà per rappresentare i mercati finanziari è uno strumento assolutamente fallato, cioè che non ben rappresenta i mercati finanziari. Ed è questo uno dei problemi per cui poi accadono crisi come quella innescata dai subprime quest'estate, crisi creditizia e di liquidità, proprio perché i modelli di rischio sono basati su questa curva che magari rappresenta bene le stature, ma non il rischio sui mercati finanziari, anche se poi in realtà viene utilizzata. Anche il market profile è basato sulla normale, ma lo vedremo tra un attimo, ti dimostra proprio, come dico, che di per sé la normale rappresenta nei mercati finanziari l'eccezione e non la regola. Lo vedremo tra un attimo. Quindi si basa sulla normale, ma non come i modelli di rischio che prendono la normale e dicono ok, questa è vera e su questo ci baso tutto. Si basano sulla normale, arrivando in qualche modo a dimostrare, lo vedremo tra un attimo, che questa curva normale o gaussiana, se è ottima per rappresentare le stature, è meno buona e meno fedele per rappresentare i mercati finanziari. Ok? Lo vediamo tra un secondo. Cosa succede? Allora, dopo vedremo, ripeto, tra un attimo l'utilizzo della normale. Allora, a cosa serve il market profile? Ti serve, io dico, a leggere i mercati al tempo presente, cioè non fai previsioni futuro, il passato lo usi, ma fino a un certo punto. La chiave di lettura è questa, si leggono i mercati al tempo presente. Quindi, di nuovo, non è un supporto alle tue decisioni, non ti dà il segnale, non è un trading system, non fornisce indicazioni operative, ripeto, ti dà il quadro d'insieme, quindi è per quello che dicevo prima, tu mantieni inalterata la tua metodologia e aggiungi questa cosa che ti dà una visione d'insieme. Poi il segnale, lo stop loss, li prendi da quello che facevi già prima e in questo senso si sposa perfettamente senza modificare di una virgola, quindi non c'è l'ipervenduto, l'ipercomprato e quant'altro, è un supporto alle decisioni. Quindi tu hai i tuoi pattern, le tue robine, le tue cose e aggiungi una cosa che ti aiuta a decidere. Questo è il market profile. Ok, è utilizzato dalle maniforti nel senso che è lo strumento assolutamente più utilizzato da investitori istituzionali, hedge fund e trader professionisti, ma veri, cioè gente che muove milioni di euro, non i 5.000 euro e compra 4 azioncine, senza presa per nessuno ovviamente, per chi lo fa, però. E questo infatti è una delle cose che mi aveva fatto insospettire, dico ma come mai questo strumento che i trader privati in Italia, non dico che è stato nascosto, non è una conspiracy theory, però dico è quello più usato da chi ne sa, cioè dai professionisti in campo trading, è praticamente uno strumento sconosciuto al trader privato. Allora uno dei motivi che mi ha incuriosito e ad approfondire è stato questo, prima della validità della teoria, dico se lo usano loro ci sarà qualcosa, andiamo a vedere perché. Se non lo sanno i trader privati, anche statisticamente forse noi siamo quelli che perdono di più rispetto a un hedge fund. Poi da quest'estate ci hanno dimostrato anche loro che si pigliano delle legnate mica da ridere e lì deve intervenire proprio la Fed per salvarli. Però mediamente, diciamo, fino alla primavera scorsa, comunque e storicamente, dal 1900, dalla fine dell'Ottocento, gli istituzionali sono quelli che hanno sempre guadagnato e noi sempre quelli che ci siamo presi le bastonate. E in questo senso, quando ho visto che c'era uno strumento che loro lo usavano e noi no, ho detto, boh, andiamo a vedere. Ok. Allora, l'ipotesi di fondo, dicevo del meccanismo d'asta, perché Steinmeier appunto da piccolo aveva visto l'asta al mercato quando lo portava al papà, si è innamorato e l'ha traslato nei mercati finanziari. Il concetto qui è uno. Il bene, cioè l'azione che voi comprate e vendete, il titolo, il future, non è altro che un bene, come una penna, come un televisore e quant'altro. Quindi il prezzo che vediamo è il suo prezzo, il suo valore.
Ma perché si muove? Perché alla base c'è questo meccanismo d'asta, non è solo il meccanismo domanda-offerta, attenzione, qui si fa un passettino avanti già, perché sai che tradizionalmente dicono domanda-offerta, prezzo sale, prezzo scende. Sì, ma secondo un meccanismo d'asta, ok? Quindi una vera e propria asta, come le aste che vediamo, le aste quelle tradizionali. Allora, che cosa succede? Tu parti da un certo prezzo, quindi immaginiamo qui di fare un'asta, nel momento in cui le bid, si chiamano bid, no? Quando fai l'offerta alle aste, come su eBay, sono tante, il prezzo sale, ok? Chiaramente se il venditore vede che con la sua base d'asta non vende niente, cioè mettiamo che gli scade l'asta e nessuno ha fatto offerte, cosa fa la volta dopo? Parte con una base d'asta più bassa, ok? E fin quando abbasserà il prezzo? Finché non trova qualcuno che bidda, qualcuno che fa un'offerta, giusto? Quindi il meccanismo d'asta è la base del mercato, perché fondamentalmente il mercato va visto come un, diciamo, facilitatore di transazioni, cioè lo scopo del mercato è fondamentalmente creare transazioni, compravendite. Non importa se a prezzi alti o a prezzi bassi, ma che ci siano transazioni. Lo scopo dei mercati come gli exchange, cioè le borse, alla borsa italiana non gli interessa se il prezzo sale o il prezzo scende, gli interessa in una parola fare tanti eseguiti, giusto? Loro guadagnano su quelli, ma non è una cosa che decidono a tavolino, è proprio il mercato che funziona così. E il mercato è un veicolo che non ha altro che come scopo implicito facilitare le transazioni. Ecco che allora il prezzo scende o sale, nell'esempio di prima con l'asta, scende finché non trova compratori. Non è solo un problema di domanda-offerta, lo è sicuramente, ma visto in questo modo, vedete che il prezzo assume una dimensione nuova. Quando scende il prezzo, non so, c'è una crisi adesso, no? Dei mercati azionari che dura l'anno scorso, adesso dicono forse è finita, non è finita, ma cos'è successo? In una parola, il prezzo è sceso dai, non so, l'S&P MIB quasi a 45.000, scende, 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 finché non trova dei compratori, come farebbe il battitore d'asta in una parola, giusto? Quando trova le bid, le bid si rinnescano, sali, sali, sali e ricomincia a salire. Stessa cosa quando nel primo esempio che facevo, parto da una base d'asta, tutti vogliono quella cosa, bid, 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 il prezzo sale, 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 finché le bid non smettono. Quindi vedete che il meccanismo di mercato è basato sul meccanismo d'asta proprio perché va inteso come un qualcosa che continua a muoversi il prezzo per cercare o chi compra o chi vende. Quindi quando sale, 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 sale finché non troverà dei venditori che a quel punto spingeranno in basso il prezzo, perché il prezzo a quel punto verrà giudicato troppo alto e quindi ci saranno dei venditori che magari avevano comprato a poco e a quel punto vendono, oppure scende finché non trova dei compratori. E quando vedete i movimenti di prezzo durante il giorno, oltre a tutte le interpretazioni che fate, secondo me è utile tenere presente anche questo discorso, cioè il fatto che quando vedete scendere il prezzo, dovete pensare che scende per andare a cercare dei compratori e che quando li trova probabilmente risalirà e che quando sale fondamentalmente scende per andare a cercare dei venditori, perché il mercato serve per facilitare le transazioni. Quindi se siamo ad un prezzo dove non succede niente, ed è quello che poi avviene anche in intraday, no? Quando vediamo quelle forti oscillazioni ad esempio sui futures, sulle azioni, no? Magari sei in una zona di prezzo dove non ci sono scambi, allora magari il prezzo inizia a salire e poi accelera, vuol dire che è salito fino a quando ha trovato quello che voleva, cioè delle transazioni, oppure scende, cioè c'è proprio un meccanismo esplorativo, si vanno a esplorare i prezzi più in alto, i prezzi più in basso, che è quello che succede poi nel trading range, è tipo una pubblicità, no? Vendo quella cosa a tanto, la vendo a poco, la vendo a tanto, finché non trova o venditori o compratori, quindi finché non si innescano delle transazioni. Questo è il meccanismo d'asta in una parola. Il mercato, in una parola, è visibile come un'asta perpetua. Ok. Quindi si cerca un costante equilibrio tra i partecipanti, eccetera, eccetera. Allora, il progetto del CBOT, quando appunto Selmayr era arrivato al CBOT, ha detto, vabbè, si è fatto finanziare, ma perché? Perché l'intuizione geniale, e in effetti è riuscito pienamente in questo scopo, è quella che il market profile permette di aumentare la trasparenza dei mercati, cioè, e lo vedremo tra poco, tu col market profile vedi i mercati in maniera sicuramente più trasparente. Quindi questo è stato fatto da un exchange che era il CBOT per un semplice motivo, per permettere ai
trader privati come noi, di avere delle informazioni che fossero pari a quelle degli istituzionali. Cioè lo scopo era esattamente questo, e devo dire che ci sono riusciti in pieno. Poi magicamente in Italia, non so perché, era caduto nel dimenticatoio, però il progetto era proprio creare uno strumento che aumentasse, immaginate negli anni 80, cioè veramente non c'era internet, eccetera, quindi il numero di informazioni era ancora più limitato per un trader privato. Quindi il CBOT non è che l'ha fatto per beneficenza, ha detto, non prevedendo l'avvento di internet, tiriamo in mezzo più gente possibile, tipo noi. Come facciamo per tirarli in mezzo? Gli diamo uno strumento che gli dà modo di avere una trasparenza, di vedere il mercato in maniera più trasparente, cioè di colmare il divario di informazione tra loro e gli istituzionali. Così vengono anche loro, poi o che guadagnano o che perdono a noi non interessa, perché essendo una borsa non interessano che facciano eseguiti. Quindi non è che l'hanno fatto a fin di bene, però lo scopo era esattamente questo, aumentare la trasparenza, cioè il divario di informazione tra chi ne sa e chi non ne sapeva. Ok? E devo dire che in questo sono riusciti pienamente. Quindi si colmava il divario tra i trader privati e i local. Allora c'erano i pit trader, cioè quelli che lavoravano alle grida, no? Che probabilmente avevano delle informazioni maggiori di chi lo faceva da casa al telefono. E quindi lo scopo era quello di colmare questo divario. Ok? Quindi il pubblico si è allargato e questi hanno fatto più soldi, perché hanno fatto più eseguiti. In una parola, Market Profile aggiunge trasparenza ai mercati. Ok, adesso vediamo subito come. Allora, vediamo la costruzione del Market Profile. Prima, e per non annoiarvi, vi faccio vedere una rappresentazione di tipo Market Profile. Allora, abbiamo detto prima che ognuno di quei profili, ecco, sotto Visual Tracer, il grafico che in qualche modo simula il Market Profile è questo chiamato dispersione tick. Ecco, vedete, ognuno di questi profili, dicevo, è a valenza, vale per un giorno, scusate, di cui mi sarà riscollegato, quindi il Market Profile è solo giornaliero. Ecco, facciamo un passettino avanti, adesso si carica, spero, il grafico, eccolo qua. Ecco, vedete qui, 30 giorni, vabbè, questo è lo storico, 30 minuti. Quindi passettino avanti, l'unità di misura, diciamo, del Market Profile è appunto 30 minuti, nel senso che non è un grafico a 30 minuti, vedete qua vi viene fuori 30 minuti, ma non tanto perché questo è un grafico a 30 minuti, perché ripeto, questo è un grafico giornaliero, ma le unità di misura, diciamo in una parola, sono blocchi da 30 minuti, quindi se il mercato apre alle 9, hai un primo blocco che va dalle 9 alle 9 e mezza, un secondo blocco che va dalle 9:30 alle 10 e così via, e non so se si vede, ad ogni blocco da 30 minuti viene associata una letterina, la A per la prima mezz'ora, quindi il periodo A è quello dalle, in questo caso l'Eurostoxx apre alle 8, dalle 8 alle 8:30, la letterina B è associata, poi vediamo perché sono messe lì, al secondo periodo dalle 8:30 alle 9, la letterina C dalle 9 alle 9 e mezza e così via fino alle 22 di sera. Ad esempio adesso vedi che sta facendo la S, sono le 5 e 5, quindi siamo nel periodo essesimo, diciamo, nella essesima mezz'ora della giornata. Ok? Quindi non è un grafico a 30 minuti, ma è un grafico giornaliero che va avanti a scatti da 30, ecco, mettiamola così. E ogni blocco da 30 gli associano una letterina. Ok? Ovviamente da là andando avanti. Per i mercati che vanno avanti 24 ore, le letterine passano da maiuscolo a minuscolo, cioè quando sono finite arrivano alla Z, quelle grandi, vedrete che ci sono le piccoline, quindi si ricomincia a BCD con quelle piccole. No, lo dico perché magari in futuro, ok. Chiaramente poi quando allargate il campo, invece delle letterine, e dopo un po', tanto tu a BCD più o meno lo sai, qui ho fatto, lo dico perché ho dato io le specifiche per questo software, associare dei colori, quindi dopo un po' tu ti fai l'occhio, sai che la A è rossa e la S è blu, poi ci sono tutte le gradazioni, insomma questa è la mattina, questo qua è il mezzogiorno, cioè dopo un po' ti abitui, no? Quindi non serve più andare a vedere la letterina, perché più o meno ti abitui a sapere che il periodo A è in rosso, il periodo F che più o meno l'ora di pranzo è in verde, il pomeriggio è in blu e la sera non so. Quindi vista poi a colpo d'occhio, ok? Non avete più bisogno di vedere le singole letterine, dopo un po' ci fai l'occhio e sai già più o meno come si è svolta la giornata. Ok? Quindi, e ripeto, noi abbiamo blocchi da mezz'ora, lo vediamo molto bene qui,
Quindi questa è la prima mezz'ora, questi sono i vari prezzi. Io ho fatto un esempio sul Bund, 115-114, cioè potrebbe esserci qualsiasi titolo, Fiat oppure S&P 1000, eccetera. E queste sono tutte le mezz'ore. Il periodo A è la prima mezz'ora, il periodo B è la seconda e così via. Poi queste mezz'ore vengono in qualche modo, e vedremo come, accrocchiate, quindi qui ve le ho scomposte, ma in realtà il profilo sarà alla fine questo coso qua, che non è altro che un cumulo, ok, di queste letterine, di questi blocchi da mezz'ora. Va bene, ci sono domande fino qui, perché questo pezzo qui è importante. Tutto chiaro, ok? Voi interrompetemi pure perché ci tengo a che capiate. Allora, ogni periodo corrisponde a 30 minuti, questo è il periodo A nel mio esempio, e questi qui che cosa sono? Sono tutti i prezzi che il Bund in questo caso, ovvero il sottostante, quindi il titolo che state analizzando, ha battuto, ha visitato nella prima mezz'ora. Quindi oggi, in questo giorno dell'esempio, nel periodo A, il titolo ha visitato tutti questi prezzi, da 115 a 114,86. Io non so in che direzione, quindi potrebbe essere andato prima su, poi giù, eccetera. Se è passato davanti a un prezzo più volte, la letterina non la riscrivi, ok? Può anche aver fatto avanti e indietro 50 volte. Però la letterina la scrivi solo quando visita un prezzo nuovo, quindi se nella prima mezz'ora avesse visitato 114,85 avrei aggiunto la A qua sotto, ok? Prego. Se fosse stato un gap non in giugno, Non scrivi la A, lo non scrivevo. scrivi la A, no, no, sono proprio i prezzi visitati durante la prima mezz'ora. Se li visita più volte non riscrivi la letterina, se salti un prezzo in quella casella non scrivi la lettera. Periodo B. Vedi che nel periodo B sono stati visitati questi altri prezzi, ok? Che vanno da qui a qui, con lo stesso principio. Periodo C, periodo D sono blocchi da mezz'ora, periodo E, periodo F. Ok? Ecco, tra l'altro, visto così il market profile disaggregato, no? Cioè prima di accrocchiarlo, notate che già vi dà un pochino l'idea. Io all'interno della singola mezz'ora non so se prima è salito, poi è sceso, però adesso lo vedo che in queste prime 6 mezz'ore probabilmente il titolo è sceso. Quindi vederlo disaggregato il market profile ti dà modo anche volendo, ma questo è già un concetto un pochino più avanzato, di avere in qualche modo la visione se c'è di un eventuale trend, eccetera, eccetera. Ad esempio qui possiamo dedurre che probabilmente nelle prime 6 mezz'ore il titolo in esempio è sceso, ok? Andiamo ad aggregare i vari periodi. Allora, il periodo A era questa, quindi andiamo a sovrapporli. Il periodo B aveva visitato questi prezzi, che però erano già stati visitati nella prima mezz'ora, e quindi la letterina B la metti davanti. Ripeto, tutti i prezzi già visitati quel giorno, nel periodo precedente, o meglio in periodi precedenti, implicano che la letterina, se li rivisita nel periodo B, la metti davanti. Mi spiego. Nel periodo C, vedi, di nuovo sono stati visitati prezzi che erano già stati visitati nella prima mezz'ora e nella seconda mezz'ora. Allora la letterina gliela metti davanti. Nel periodo D, ecco, vedete, sono stati, vabbè, qui ho purtroppo sbagliato l'esempio, scusatemi, perché la B. Sì, ho sbagliato. Nel periodo D comunque sono stati, facciamo finta di non aver fatto errore, adesso vi spiego subito, visitati dei prezzi vergini, quindi in realtà nelle mie slide manca una B qua sotto. Comunque il concetto è che quando il prezzo è vergine, cioè non è mai stato visitato quel giorno, la letterina la metti per prima, come nel periodo A, vedi? Se invece è già stato visitato la metti davanti alle precedenti. Ecco perché un prezzo come questi qua centrali, che è stato visitato durante le prime 4 mezz'ore, vede il profilo più cicciotto. Ecco che ci avviciniamo al discorso della normale, no? Perché è stato visitato più volte, quindi cosa vorrà dire? Che il prezzo quel giorno è passato davanti a quei livelli più volte e probabilmente lì c'è stato più volume. Allora che cos'è l'area quando il profilo è più cicciotto? Sono quei prezzi che sono stati visitati più volte, ovvero dove c'è stato più volume. È chiaro che qua sopra, periodo A, questa zona di prezzo è stata visitata una volta sola e quindi probabilmente c'è stato meno volume. Ok? Andiamo avanti. Nel periodo E, vedete, ho visitato dei prezzi che erano stati appunto visitati già nelle prime 4 mezz'ore e allora la E gliela metti davanti. E poi dei prezzi vergini
vedete, poi qua solo nelle tre volte, qua solo due volte, qua solo una, quindi ogni volta, non so, tipo Tetris, avete capito, no? Se il prezzo è, la letterina la metti, ok, non mi sono spiegato, ma dalle slide si vede. No, ditemi se avete compreso, se ci sono domande su questo punto che è importante. Chiaro, no? Allora, se il prezzo è vergine la metti davanti e se non la metti dopo l'ultimo. Prego. Cioè, che non è vero che a POC di prezzi così ampi corrispondono POC... Non è detto, non è detto. Ecco, il signore dice non è detto, ma infatti ho detto è plausibile pensare che. Ok? No, no, assolutamente, assolutamente. Allora, lui dice, siccome non è vero, che magari lui dice qua nel periodo A c'è stato tanto volume e noi non lo sappiamo, quindi questa è sicuramente una semplificazione, ma io infatti ho detto, ma non dico per fare quello che ha ragione, perché è vero, la sua osservazione, ho detto, è plausibile pensare che. Allora, a livello probabilistico, ed è quello che intendevo, se un prezzo durante la giornata è stato visitato 1, 2, 3, 4, 5 volte, cioè per 5 mezz'ore il mercato è passato lì davanti, questo prezzo qua in alto è stato visitato una volta sola, solo durante una mezz'ora, quindi è plausibile pensare che lì c'è più volume, ok? È un'ipotesi. Ti dico subito che, andiamo a vedere, ci sono alcune visualizzazioni del market profile che ti aggiungono, scusate che torno un attimo indietro, voglio farvi vedere questa cosa per rispondere al signore, aggiungono i volumi effettivi, ok? Quindi accanto alla visualizzazione, eccoli qua, scusate che qua mi è partito, scusatemi, questo sono solo le letterine e c'è quel problema, cioè lui dice non è detto che se un prezzo è stato visitato 5 volte lì c'è tanto volume, e io rispondo, hai ragione, però a livello probabilistico è plausibile pensare che. Poi ti prendi questo grafico dove hai qui a sinistra anche i volumi effettivi, quindi vai a vedere se, ok, a questa area più cicciotta del profilo corrispondono tanti volumi, ok? Quindi puoi aggiungere, lo vedremo, si può fare anche in Visual Trader, i volumi effettivi. E si fa, ve lo dico, tramite le linee blu, per chi le conosce, magari le ha già utilizzate, sono i volumi per livelli di prezzo, quindi vai a incrociare il discorso delle letterine, dove l'ipotesi tanto volume è un'ipotesi che si ritiene plausibile, al volume effettivo, quindi vai a vedere se è vero. Vi preannuncio che, leggendo Mind Over Markets, ci sono tipo 200 pagine su questo problema che lui dice, giustissimo, quindi tu, quando lo leggerete, come vi consiglio, ti fai questa spippardata sui volumi e arrivi in fondo, lo stesso James Dalton, ma provatelo voi da soli, dice comunque si è notato che mediamente l'approssimazione è più che buona e quindi togli dalle basi i volumi che tanto più o meno vanno bene. Non ti fidi, mettili, tanto li puoi mettere. No, no, ti dà la scelta, cioè, ripeto, ti puoi mettere i volumi e vedremo come farlo, quindi non c'è, il problema è risolto. Però, ti invito a leggere il libro, ti leggerai queste 200 pagine dove ti fa tutto il discorso sui volumi precisissimo, addirittura disaggregando volume in vendita, volume in acquisto, quindi una cosa, 200 pagine, e alla fine dice, comunque, perché per alcuni mercati, ti dico subito il Forex, il dato volumi non ce l'hai, allora come fai? Li togli dalle basi. Allora perché? Perché alla base c'hai un'ipotesi che dice un signore che dagli anni 80 fa solo questo tutti i giorni, io mi fido, e poi l'ho verificato, però in prima approssimazione mi fido, che dice comunque per quei mercati dove non avete il volume, fa niente, perché il market profile, questa roba delle letterine, approssima ottimamente i volumi della giornata. Non è precisissimo, come dice giustamente il signore, ma va benissimo, ok? Allora lì è questione di scelte, dice lui, scettico, io li voglio mettere, io invece fidandomi li ho tolti perché mi rompo le balle. Scusatemi se do del tuo a tutti, non è per mancanza di rispetto, ma è per semplificare, tanto stiamo lavorando. Dimmi. Comunque, parentesi, questo qua costa 120 al mese, quell'altro è gratis. No, è quello che ti dà i volumi precisi, no, c'è anche un problema di costi, Quindi, attenzione. Il market delta? Ah, perfetto, allora ecco, no, approfitto per dire che chi volesse come lui, io lo consiglio a quel punto. No, ma fammelo dire, già che abbiamo tirato fuori il problema. Il software migliore al mondo, a mio avviso, è quello a $120,
io non me lo posso permettere a livello di business plan, è Market Delta. Questo secondo me è il miglior software sul market profile, perché ti dà i volumi precisi, come dice giustamente lui, e anche disaggregati, lo vedete qua, per domanda offerta. Quindi avete i profili tradizionali, con accanto i volumi, quindi hai i profili, non so se si vede con le letterine, e accanto il volume vero e proprio, Market Delta. Ci sono anche per chi sa l'inglese degli ottimi seminari gratuiti sul Market Delta, sul sito di Market Delta. Sì, 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 qua, poi c'è Education, vedi, webinar, te li guardi gratis, una figata. Qui c'è tutti i prezzettini, e quindi no, averci soldi, ragazzi, fatevi Market Delta, senza problemi. No, Visual Trader è ottimo, a mio avviso, e non lo paghi, perché tu mediamente ce l'hai già e hai una roba gratis. Questi sono $120 al mese, sono $1,400 all'anno. Io, Stefano, nel mio business plan, non voglio spendere $1,400, perché poi è importante, altra parentesi, che voi facciate trading, è un'attività imprenditoriale, avendo costi e ricavi. Io con $1,200 l'anno mi ci pago $1,200 di commissioni, cioè preferisco fare altri eseguiti. Quindi ho scelto imprenditorialmente, non è che non me lo posso permettere, perché giustamente in un anno, lavorato tutta la vita, compriamoci questo robo qua. Però imprenditorialmente, visto che lì ho messo dei soldi, no, nella mia attività, io con $1,400 l'anno mi ci pago, preferisco, è una mia scelta, pagarmi $1,400. E c'ho una robina gratuita, fantastica, che secondo me più che meglio approssima a questo discorso, che va benissimo. Però ragazzi, se avete i soldi, volete un'altra Delta, per l'amor di Dio. Quindi hai questo discorso qua, che è quello del Signore. Tra l'altro, non so se vedete, ragazzi, a colpo d'occhio e ragazze, guarda questo qua come si vede bene, guarda questo profilo, vedi l'area a più alto volume, non posso zoomare, mi spiace, che è perfettamente approssimata. Per quello che James Dalton dice, vabbè, alla fine toglili che è uguale, dice non è proprio uguale, però guarda, già su una statistica di 1, 2, 3, 4, 5, 7 giorni, quanti sono, più o meno vedete che i volumi effettivi sono più che meglio approssimati dal volume con l'ipotesi delle letterine. Prego. No, tra l'altro ho detto appunto il discorso sulle donne perché ritengo che siano molto più portate di noi per fare trading, caratterialmente. No, no, ma secondo me è così. Dimmi. Il Market Delta è anche per l'indice europeo? Per tutto. Poi paghi a mercati, eccetera. Cioè sull'Eurex, sul CME, assolutamente. No, no, lo consiglio. Sì, sì, infatti i seminari sono stati finanziati, quelli europei, dall'Eurex, che ha pagato i seminari per fare, perché c'è anche sullo stock. E la cosa bella è il Market Delta, visto che ha suscitato interesse, in realtà è questa, ti fa il profilo disaggregato, coi volumi qui accanto, vedi? Però vedi che ogni livello di prezzo non ti mette ABCD, ma ti mette il numero di contratti, cioè il volume esatto a quel livello di prezzo, suddivisi per bid-ask, cioè se qui hanno comprato o venduto. Quindi quando vedi verde vuol dire che quel prezzo è stato visitato ed è stata colpita più volte la ask della bid, cioè hanno comprato, e ti dice di quanti pezzi. Cioè qui in alto sono passati 26 pezzi a questo prezzo, qui 2000, poi qui diventa rosso, allora vuol dire che quel prezzo è stato visitato e durante la visita ha colpito più volte la bid della ask. Il vero valore aggiunto è questo del Market Delta. Ora, io facendo intraday, in realtà, al di là della battuta, non me lo sono comprato, perché tramite il tape reading, che è un'altra delle tecniche che io utilizzo, cioè la lettura del time and sales, queste robine qua me le vivo in diretta. Invece Market Delta ritengo sia molto utile per chi lavora, non può star lì durante tutta la sessione, perché tu vai a fare il tuo lavoro, ti stacchi dal monitor, guardi non solo l'andamento della giornata, ma se c'è stata una maggior pressione in vendita o in acquisto. Ok? Quindi al di là della battuta, il motivo per cui io non mi compro Market Delta è anche che, stando lì davanti, queste informazioni più o meno le vivo in diretta. È chiaro che chi fa un altro lavoro, quindi puoi andare lì solo dopo un'ora, due ore, tre ore, hai un'informazione utilissima, perché vedi i prezzi che sono stati visitati e quanto, non solo il volume, come diceva giustamente il signore, ma anche da che parte è passato quel volume, se metti in acquisto, poi vedi qua sotto, si fa anche i totali per barra verticale, cioè per mezz'ora, dicendo che in totale in questa mezz'ora hanno prevalso le vendite, in totale in questa mezz'ora hanno prevalso gli acquisti, eccetera, eccetera. Quindi hai veramente una radiografia del mercato. Allora sì,
questo strumento che vi danno con Market Delta a 120 euro è regalato, dollari anzi, perché hai sia il Market Profile che questa cosa qui, ok? 15 minuti. Come 15 minuti? Abbiamo detto 2 ore, la roba mezz'ora, io mi butto di sotto. No, scherzo. Tendenzialmente il consiglio è fate a blocchi da mezz'ora, poi questo è un altro utilizzo, avanzate eccetera eccetera. A parte che non ho guardato, ma comunque. Era una curiosità. No, qui sono le 11. 10 e 15, 10 e 30, 10 e 45. Ah, qua in alto, sì, a blocchi da 15, sì, perdonami, no, ma adesso era la battuta. Al di là di tutto, il consiglio è andate avanti a blocchi di mezz'ora, c'è un motivo, poi se venite a Milano ve lo dico, ok? Però tu, ripeto, puoi mettertelo anche a un minuto, in realtà però il consiglio è andare avanti a blocchi di mezz'ora, ok? Poi lo approfondiamo. E poi Market Delta ti dà anche quest'altro strumento, visto che ne stiamo parlando, che è un'ulteriore scomposizione BIDASK. Vedi qua sotto ti dà i soliti volumi, una specie di tick by tick con la solita scomposizione BIDAS, cioè BIDAS, è stata colpita la BID, è stata colpita la ASK, quindi hai effettivamente uno strumento assolutamente avanzato, ok? Detto tutto ciò, per chi ha il tempo di, mi sa che mi stanno scaricando anche le pile, andiamo bene, non ho l'alimentatore, poi parlo e basta, tranquilli, andiamo avanti, anzi così si stacca registrato, scherzo. Allora, cioè scherzo, no, si sta scaricando, comunque se si scaricano le pile del portatile andiamo avanti lo stesso, tanto più o meno il meccanismo l'avete capito. Allora, concetti fondamentali, area del valore e point of control, quindi punto di controllo e value area. Il discorso quindi che andiamo ad approfondire è che alla fine di tutta questa storia si ritrovi, come dicevo, con dei profili che sono questi accrocchi che, e mi conceda l'approssimazione, nelle aree più cicciotte vuol dire che più o meno c'è stato più volume, e tipo oggi vedete dov'è che c'è stato più volume? Probabilmente qui, e dov'è che c'è stato meno volume? Probabilmente qui. Ieri, questa è la zona, così è l'Eurostoxx 50 nell'esempio, questa è la zona a più alto volume perché è più cicciotta, e questa è la zona magrina, meno volume, qua in alto magrina, meno volume, a colpo d'occhio. Poi per chi volesse, diciamo subito, aggiungere il volume effettivo, basta che fa aggiungi e sovrappone a questo grafico le linee blu e hai quel discorso là. Queste sono basate sui volumi effettivi, ok? E quindi hai un'ulteriore conferma. Tutto gratis. Secondo me è veramente un bargain questo. Perché voglio dire. Io sulla destra, ci prendiamo anche colore e poi sì, sì, è in visual trader, tutto compreso. Quindi direi ottimo. Beh, non è male. Dimmi, scusami. Prima c'era sempre questi grafici della distribuzione del prezzo, quindi le linee blu. Però erano bianche, azzurre. Sì, no, ma il colorino te lo metti tu poi nei settaggi. Anzi. È in base alle vettore di quello? No, quello lo settavi tu a seconda. No, io quello che dico, no, un consiglio sulle linee blu. Tra l'altro, ecco, per non fare tutto sulle linee blu, perché sennò qua mi si scarica la pila, siamo finiti. Se vai sul mio sito, non per fare pubblicità, però ci sono questi video, tra i quali ce n'è uno solo sulle linee blu di 1 ora e mezza, e dico tutte queste cose che mi chiedi. Quindi al limite vai sul sito, te lo guardi a casa, anche a 5 minuti alla volta, perché sennò sta dormendo. Sì, no, ma non lo faccio sulle linee blu, però le linee blu te le guardi qua e dico alcune cose interessanti. Poi fai la singola domanda, mi scrivi e senza problemi. No, perché adesso ho il terrore che mi si scarichi la pila. Andiamo avanti lo stesso, però. Ok. Allora, dicevo, mi ricordo. Cosa stavo dicendo? La value area. La value area e il point of control. Ecco, questi sono i concetti fondamentali. Allora, togliamo le linee blu, però di base abbiamo capito che servono a confermare quei, quindi fidandoci di James Dalton, togliamo i volumi e accontentiamoci dell'approssimazione fornita dalle letterine. Ok, quindi la value area che cos'è? Vedete che qui a lato, allora, vediamo queste freccette. La freccia verde è l'open, cioè l'apertura. La freccia blu è il last, ovvero la chiusura se il mercato è chiuso, questo va avanti fino alle 22, quindi è ancora aperto, e poi vediamo che c'è una freccina rossa, che sarebbe, vi dico tra un attimo che cos'è, il point of control, il punto di controllo, o POC, point of control, quindi questa freccina rossa rappresenta il POC, che si capisce subito che cos'è, è quello più lungo di quelli lì. Detto in una parola, ok? Avete capito cos'è il POC? Di tutti gli accumuli di letterine è quello più lungo, vedi che è quello più lungo,
tic, quello che spunta, non so come dire. In realtà non è così, questa è una prima approssimazione. Andiamo a fare un altro passettino. Vedete che c'è una riga verticale rossa? Ecco, questa qui è la value area, l'area del valore, rossa. La linea verticale rossa corrisponde all'area del valore. E all'interno dell'area del valore, tra un attimo vi dico cos'è, quello più lungo è il POC, Point of Control. Quindi è il cumulo di letterine più lungo all'interno dell'area del valore. E visto che... è un attimo, una roba alla volta. No, facciamo un passettino alla volta. Allora abbiamo detto, la freccina verde è la open, giusto? La freccina blu è il last, o la close. La sbarrettina rossa verticale è la value area, tra un attimo vi dico che cos'è, e la freccina rossa è il point of control o POC, cioè all'interno dell'area del valore è quello più lungo, quello dove sono passati davanti più. Ecco, allora vediamo cos'è l'area del valore, altro passettino. Dunque, l'area del valore è l'area di prezzo, quindi da qui a qui, dove per questa giornata si sono avuti il 70% dei volumi, cioè la maggior parte dei volumi del giorno. Ok? Quindi, area del valore perché? Torniamo al concetto d'asta. È ovvio che se questi prezzi in quest'area sono stati visitati tante volte, perché nel meccanismo d'asta, questo continuo muoversi dei prezzi alla ricerca di compratori e venditori, è probabile che questo prezzo qua in fondo, che è stato visitato poche volte, adesso è di nuovo qui, ma ripeto, facciamo finta che il mercato sia chiuso, era un prezzo ritenuto non fair, non equo, perché è stato ritenuto sicuramente troppo basso e infatti sono entrati i compratori che hanno riportato in alto il prezzo. Ok? Vedete che poco fa nel periodo S, la scorsa mezz'ora, il prezzo è sceso fino qui e adesso nel periodo T è stato respinto, sta essendo, diciamo meglio, respinto verso l'alto perché il prezzo S è finora stato ritenuto troppo basso, cioè il mercato è sceso, è sceso, è sceso e qua sotto ha trovato dei compratori, proprio col meccanismo d'asta. Ok? Perfetto. Quindi è ovvio che il prezzo nella value area che è stato visitato tante volte è un prezzo che per oggi è stato ritenuto equo per questo prodotto. Immaginiamo che invece dello store 50 di vedere il prezzo di una penna, di un DVD, di un televisore. C'è il negozio dove te lo tirano dietro, ma non dura. Sai l'offertona a 100 euro, eh? Dura pochissimo perché arrivano tutti a comprare e il prezzo magicamente torna in alto. Poi c'è il negozio in centro dove ho preso televisore o quello che è, te lo vendono a non so quanto. Però non ci va nessuno, è un prezzo qua in alto dove probabilmente c'è poco volume. E poi c'è un prezzo ritenuto equo, non so dove, al centro commerciale, dove vanno in tanti e lì si fa tanto volume. Ok? Sono riuscito a spiegarmi? Quindi il concetto di valore è associato al concetto di volume perché è un prezzo che in questo esempio è stato visitato tante volte, cioè i partecipanti al mercato hanno ritenuto equo perché in quell'area è passato tanto volume, cioè sono state fatte tante transazioni. Questo prezzo per ora non era equo perché era troppo basso e sono state fatte poche transazioni. Chi è arrivato qui? I compratori, perché era basso, ha detto bella lì l'offertona, andiamo. Roma hanno finito tutto e adesso il prezzo è più in alto. Vedete il meccanismo d'asta, non nell'interpretazione del mercato. Ok, prego, se ci sono altre domande. Laddove c'è una specie di vuoto pneumatico, che contraddirebbe la è una zona a basso volume. C'è una spiegazione di sì, mercato. Sì, adesso arriviamo. Adesso un passettino alla volta, prego. Se non si scaricano le pile. Se si scaricano le pile vado avanti con. Perché ci sono tanti modi. Aspetta che abbasso, scusami un attimo, che abbasso la luminosità al minimo mia, così magari... Ok. Sì? Sì, si fa così per la value area, esatto. Però potrebbe, in quel caso non è allineata per uno dei treni. No, ma c'è proprio un metodo di calcolo, poi eventualmente per chi fosse interessato lo diciamo o ve lo dico, che poi c'è nel libro di James Dalton, c'è un appendice e ti dice come calcolarla. Ok? È proprio con un cumulo, come fai tu, però non viene per forza in mezzo. C'è proprio un metodo, ma semplicissimo. Ok. Intanto però andiamo a vedere il discorso, quindi l'area del valore è l'area ritenuta equa per oggi, l'area di prezzo da qui a qui dove questo prodotto dell'Eurostoxx 50 è stato in qualche modo quell'area di prezzo.
Il POC, quindi, che cos'è? È all'interno della variabile, diciamo, quello più lungo, quello dove è passato davanti più volte, quindi è quel singolo prezzo rappresentativo del valore per oggi, cioè il prezzo dell'Eurostox equo, ritenuto equo dai partecipanti al mercato per oggi, va da qui a qui. Dice, ma se mi dovessi dire un prezzo solo, quale mi diresti per rappresentare il valore oggi? Il POC. Ok? Quindi il POC è quel prezzo ritenuto rappresentativo. Ok. Perfetto. Allora, andiamo un attimo al discorso della normale. Dimostriamo, prima che si scarichino le pile, che casi dove questa, per esempio, il profilo a fine giornata è molto simmetrico, cioè molto somigliante alla normale, ovviamente ribaltata di 90 gradi, sono l'eccezione e non la regola. Ecco quello che vi dicevo all'inizio. La normale mal rappresenta il mercato, perché il comportamento dei mercati, perché lo vedete qui molto bene a colpo d'occhio, il profilo ha una forma che somiglia a quella della normale nella stragrande minoranza dei casi. Gli altri giorni c'è sempre, lo vedete, un profilo molto molto asimmetrico, ok? Perfetto. Poi chiaramente ci sono anche delle strategie che si basano, eccone qua un altro, vedete qui, adesso ho dovuto un po' zoomare in fuori, quindi, però vedete che rappresentano l'assoluta minoranza dei casi, ok? Quindi la normale nei mercati e nel discorso market profile è tutt'altro che normale, nel senso è l'eccezione e non è la regola, ok? Questo te lo dimostra il market profile in una parola, vedete, perché nella maggior parte dei giorni abbiamo delle forme assolutamente diverse da quelle della normale, ok? Perfetto. Allora, torniamo a noi. Abbiamo detto tutto, mancava la linea blu che ci chiedeva giustamente lui, diceva la sbarrettina verticale blu che cos'è? Questo si chiama initial balance ed è neanche altro che il range della prima ora, cioè dei primi due periodi A e B. Nella prima ora, concetto che poi c'è anche in altri metodi, no? Perché sapete il range della prima ora tradizionalmente viene data una grande importanza, c'è chi opera sul breakout del range della prima ora, oppure ti dicono nella prima ora non operare che è pericoloso, oppure ti dicono, quindi la prima ora è qualcosa di importante, e lo è anche nella teoria del market profile. Gli viene dato nome initial balance perché appunto equilibrio iniziale, e lo sapete, durante la prima ora, sapete, ci sono quelle forti oscillazioni, proprio perché il mercato, sempre con questo meccanismo d'asta, va continuamente a muoversi in alto in basso, in alto in basso, quindi fa questo equilibrio iniziale, ok? Appunto viene chiamato initial balance, ma ripeto, è il range della prima ora, al quale il market profile dà un'importanza enorme. Comunque per adesso prendiamolo per buono. Ripassiamo di nuovo tutti i concetti, questa è l'open, freccia verde, questa è la close last, freccia blu, sbarretta verticale è la value area o area del valore, cioè quella dove sono avvenuti il 70% degli scambi oggi. Lui mi dice non è vero, ha ragione, perché non è il volume vero, quindi dove plausibilmente sono avvenuti il 70% degli scambi, come faccio a sapere se è vero? Gli metto sopra le linee blu, dopo un po' vi accorgerete che più o meno va bene e quindi te le togli di torno, oppure le metti ogni tanto. E poi abbiamo il POC, Point of Control, che è il prezzo rappresentativo per quel giorno, cioè la parte più lunga della value area, e poi la sbarretta blu che è l'initial balance, ovvero il range della prima ora. Infatti non so se si vede, qua c'è il periodo A, qua è il periodo B e quindi sono i prezzi visitati durante la prima ora. Ok? Perfetto. Andiamo avanti. Ditemi chiaramente se avete domande. No, ok. Allora, supporti e resistenze. Andiamo a cercare di comprendere, anzi, invece di fare supporti e resistenze, poi volevo dirvi un'altra cosa che ho detto ieri, visto che non c'erano molte persone. Dal punto di vista operativo, cioè un utilizzo immediato del market profile, anche con queste poche nozioni, poi la teoria è molto... è andare a vedere dove si apre, questo lo potete fare già da domani, anzi da lunedì, perché domani è chiuso, andare a vedere l'apertura rispetto all'area del valore del giorno prima e poi rispetto al range del giorno prima. Questa è una cosa molto importante, appunto se volete scrivetela. Nel senso che quando noterete si apre all'interno dell'area del valore del giorno prima, ok? Oggi non è stato così, però quando l'apertura interna alla value area,
Ecco, la giornata è più probabilmente, chiaramente non parliamo di certezze, di tipo swing. Io distingo nella mia operatività l'operatività di tipo swing e di tipo momentum. Allora, in una parola, poi ne parliamo, questo non c'entra col market profile, ma è la mia operatività, anche qui poi se volete potete approfondire sul sito, c'è molto materiale in merito. Cioè, sostanzialmente, quella che io chiamo operatività di tipo momentum è un'operatività che applichi in giornate dove fai nient'altro che il trend following, cioè c'è un trend e tendi a seguirlo, ok? Si sviluppa un trend intraday, ovviamente, e lì fai un'operatività che quindi è tipica trend following di tipo momentum, io la chiamo, cioè segui il trend, operi sui breakout, entri sui ritracciamenti, ok? L'operatività che invece chiamo swing è un'operatività che applichi quando non c'è un trend, in intraday oppure anche sul settimanale, per l'amor di Dio. Cioè quella che verrebbe, secondo me erroneamente, chiamata operatività contro trend. Nome, secondo me, Stefano, questo è il mio parere, errato, perché tu la applichi quando non c'è un trend. Allora, per quello io la chiamo operatività swing, cioè se c'è un trend stabilito, mettersi contro trend non è proprio la roba più furba da fare, ovvero c'è chi lo fa, per l'amor di Dio, ma sarebbe consigliabile sull'euro dollaro dal 2003 a oggi essere long magari, ok? Sicuramente dal 2003 a oggi c'è anche chi è andato short sull'euro dollaro o sul petrolio, però a logica lì ci sono dei trend ben definiti, forse era meglio mettersi long, ok? No, perché qui poi va registrata, poi ha detto, ha fatto, bisogna stare attento, adesso la seguo, sta qua registrata così, no scherzo, comunque no, avete compreso, quindi no, perché non voglio offendere chi opera in controtrend, però oggettivamente sull'euro dollaro o sul petrolio, probabilmente da qualche anno a questa parte è meglio essere long, questo sto dicendo, cioè il mio consiglio, poi ognuno fa quel che vuole, è se c'è un trend sviluppato, definito e confermato è meglio mettersi a favore di trend, fine. Quindi operare in controtrend di per sé non è un termine proprio, secondo me un po' fuorviante, perché quando è che lo fai? E per quello la chiamo operatività swing, quando non c'è un trend, cioè quando il mercato è tipicamente in laterale, allora lì si dice opero in controtrend, ma in realtà non c'è un trend, quindi io la chiamo per questo operatività di tipo swing, cioè dove non si va da nessuna parte, ci sono quei giorni in cui alla fine della giornata il range è molto contenuto, il mercato ha fatto avanti e indietro, cioè appunto ha swingato, e lì il metodo operativo è completamente diverso rispetto a quello trend following, ed è quello che viene chiamato, secondo me volgarmente, controtrend. Però lo applichi quando non c'è un trend, ok? Allora, quando voi vedete l'apertura di oggi, interna alla value area di ieri, è più probabile, vedete che io non vado per certezza, cioè si parla di probabilità, che quel giorno l'operatività sia di tipo swing, cioè che è più probabile che non si sviluppi un trend per quella giornata. Se, come oggi, il prezzo apre al di fuori dell'area del valore, ma ancora dentro il range della giornata, la giornata è ancora più probabilmente di tipo swing, però un po' meno. Cioè sei, diciamo, più protetto a pensare che la giornata sarà di tipo swing quando l'apertura è interna all'area del valore, ma comunque come oggi abbiamo aperto all'interno del range di ieri e più o meno, non so se avete seguito gli azionari, sì, sono saliti un pochino a parte il DAX, adesso non so, però vedo che adesso stanno scendendo, quindi non è che abbia seguito, quindi non prendete per oro colato quello che dico, ma a vederlo così mi sembra che oggi più o meno non siamo andati da nessuna parte. Sì, sono saliti, per l'amor di Dio, però non c'è stata una giornata trend, cioè una tipica giornata dove inizi da una parte, sale tutto il giorno e chiude vicino ai massimi, poi magari adesso lo fa, per l'amor di Dio, da quello che vedo qui è salito e adesso sta scendendo, ok? Quindi è probabile che una giornata come oggi fosse, a livello operativo, consigliabile un'operatività di tipo swing, ok? E questo potevamo saperlo, guardate com'è utile, già dal primo momento, perché abbiamo aperto all'interno del range di ieri, sarebbe stato ancora più probabile se avessimo aperto, ripeto, all'interno dell'area del valore. Quindi, quando voi vedete l'apertura al di fuori dell'area del valore e
al di fuori del range di ieri, allora lì è più probabile che la giornata sarà di tipo momentum, cioè è più probabile che per quel giorno si sviluppi un trend. E quindi cambierà con questa informazione la vostra operatività, che diventerà di tipo trend following, ok? Cioè la classica operatività sui breakout, consigliabile in direzione del trend, come dicevo, sull'euro-dollaro e sul petrolio. Poi se volete andare short, per l'amor di Dio, ma cerchiamo di usare questa informazione almeno per non perdere. Quando voi vedete, se chi vuol fare il controtrend, che secondo me non è un controtrend ma un'operatività swing, è chiaro che se tu vedi un'apertura, come ieri, interna all'area del valore del giorno prima, eri un pochino più confidente nel fare questa operatività che io chiamo swing, quindi operare nei due sensi, long e short, perché più o meno il mercato, sto semplificando, non va da nessuna parte, ok? Quando vedete che si apre al di fuori del range di ieri, ok? È più probabile che si sviluppi un trend, quindi un'operatività di tipo momento. Allora, in quei giorni io dico, vabbè, oggi se apro sopra o sotto, non vado o long o short o viceversa, salvo prova contraria. Qui poi c'è tutto un discorso da fare, e lo faremo a Milano a giugno, se avrete voglia di venire, perché poi ci sono tutte delle indicazioni operative. Chi ha seguito la mia cosa di ieri di stamattina alle 8, perché l'abbiamo fatta, io l'ho fatta alle 8 di mattina proprio per vedere come si ragiona all'apertura dei mercati, alle 8 apre l'Eurex, quindi il DAX e l'Eurostoxx, e quindi ci sono tutta una serie di indicazioni operative che si possono trarre proprio nelle primissime battute. Quindi stamattina per esempio alle 8.10 avevamo già accumulato una serie di informazioni, erano passati solo 10 minuti proprio grazie a questo utilizzo del market profile, eccetera, eccetera. Chiaramente adesso semplifico, eccetera. Però una prima cosa che consiglio di fare è, riassumo, andate sempre a vedere dov'è l'apertura rispetto alla value area del giorno prima, ok? Più sei vicino alla value area del giorno prima, più è probabile che quel giorno non si sviluppi una direzionalità precisa, ok? Più sei lontano dall'area del valore il giorno prima, più è probabile che, quindi facciamo un altro esempio, apro all'interno dell'area del valore il giorno prima, poi nella prima mezz'ora, comunque il prima possibile, il mercato esce dalla stessa, quindi apriamo dentro l'area del valore, tipo qui, poi esce dalla stessa, e poi magari entro la prima ora esce anche dal range del giorno prima, allora lì diventa ancora più probabile che da un'operatività di tipo swing si debba passare ad un'operatività di tipo momentum, ok? Questa è un'altra indicazione preziosissima. Quindi, e ripeto, riassumendo, andate sempre a paragonare, questo lo potete fare da lunedì, in modo semplicissimo, dove si apre, per qualsiasi titolo, azione, future o quello che volete, rispetto all'area del valore il giorno prima, ok? Più ci si allontana dall'area del valore il giorno prima, più è probabile che si sviluppi una direzionalità, e con quella si andrà a modificare la vostra operatività. Prego. Allora, per una domanda. Sì. A proposito di quelli promessi come il futuro o il forex, sì, che non hanno una vera e propria apertura, come si scrivono? Hai ragione. Allora, i future, quello scaricato, sì. Ah, ecco, parentesi, scusami se ti interrompo. Sempre sul mio sito avete una serie di qui ci sono i post significativi, cioè le cose che ritengo più importanti. Qui c'è tutto sul market profile, nel senso che ho messo un po' tutto quello che c'è, gratuito e non gratuito, cioè i libri di Salton, eccetera. Il manuale a cui lui si riferisce, è vero, me l'ho dimenticato, ti ringrazio. Sono 400 pagine, no, 380, non so, un pignattone così, tutto gratis, solo sul market profile. E lui l'ha letto. Non l'hai letto? Aspetta, un po' un pignattone. Sì, del CBOT, gratuito, infatti. No, perdonami, ti rispondo subito, poi mi dici se... Allora, il discorso è questo, chiede, ma col Forex come faccio? Giusto, no? Mi chiedevi, ma col CME che va avanti 24 ore come faccio? Quindi ho compreso bene? Ok, no, ripeto per i registrati, perché è un concetto importante. Allora, per il pubblico a casa, ok, allora... sostanzialmente fai così, col Forex devi simulare delle aperture, tipo io chiesi l'anno scorso a Thomas Fritzman, quello che fa Forex Trading System, è molto bravo, oggi era qua mi sembra, come lui il market profile non lo usa, però lui simula
delle barre daily, ne ha bisogno perché lui fa solo trading system, facendo due aperture simulate alle 11 di mattina e alle 11 di sera, quindi lui ogni giorno fa due barre daily alle 11 am e alle 11 pm, cioè nelle 24 ore lui tira fuori due barre daily. Quindi il primo consiglio è: fai una cosa simile, ad esempio fidati di lui che un pochino di forex ne sa, e inizia a farti due profili, uno dalle 11 am alle 11 pm e uno dalle ora TST, quella del GMT, cioè l'ora meno 1 rispetto a noi, e un'altra dalle 11 di sera alle 11 di mattina. È chiaro che sono aperture simulate perché non chiude mai, però come sempre io dico, lui fa così, mi fido, boh, iniziamo a far così, poi vediamo. Comunque il consiglio è questo. Invece per mercati come CME, quindi S&P 500, eccetera, eccetera, il consiglio è quello di farsi tanti profili, cioè invece di tenerne uno da 24 ore, te ne fai uno per l'Asia, quindi dalle 22, non so quanto, che apre l'Asia, alle 9 di mattina circa o 8 di mattina, uno per l'Europa, dalle 8 alle 2 circa, uno per gli Stati Uniti, cioè dalle 14 alle 7, alle 22. Quindi tu hai per ogni giorno un profilo che rappresenta non tanto l'Asia, l'Europa e gli Stati Uniti, ma perché i mercati ovviamente non chiudono mai, quindi future come l'S&P 500 che vanno avanti 24 ore sono ottimi, perché tu in una giornata vedi la mattina la maggiore influenza, mattina intesa come quando da noi è notte, la maggiore influenza dei mercati asiatici, e ti fai un profilo. Poi dalle 9 di mattina a 8 ti fai un profilo che va fino alle 2, che sono i momenti dove l'Europa pesa di più, e poi dalle 14 alle 22 ti fai un profilo che è quello dell'America, degli Stati Uniti. Ok? Quindi ripeto, grazie della domanda, veramente molto interessante. Per chi fa Forex, simuliamo delle aperture, magari fidiamoci di Streetman che non usa Market Profile, ma per i suoi trading system fa due aperture simulate, 11 AM, 11 PM col GMT, e per chi utilizza i futures che vanno avanti 24 ore come l'S&P 500 ci si fanno ogni giorno tre profili, cioè sulle 24 ore, uno per l'Asia, uno per l'Europa e uno per l'America. Ok? No, perché no, le semplifica in realtà. No, ma lo puoi dividere, no? C'è la funzione per dividerlo, eh? Tu dici, dal periodo A al periodo F fammi un profilo, metti che è la notte, poi dal periodo G al periodo, ti faccio vedere, anche, l'ho fatto inserire anche in Visual Trader, quando vai nelle opzioni, parametri, qua così, no? Quando hai il market profile, vedi, c'hai, dividi da, qui ti metti da E, e lui ti splitta i profili, quindi se... E l'ho fatto mettere apposta questo, e poi puoi anche fare no split o split, che sarebbe vedere le letterine come abbiamo visto all'inizio, la A da sola, la B da sola, la C da sola, e perché hai modo anche lì, abbiamo visto prima, di vedere un po' tipo come con le candele se il mercato aumentato è. Quindi la funzione split è ti divide le letterine, invece dividi da E tipo, e fai questa cosa qui, tipo, non so, mattina e pomeriggio, fai dalla mattina, dalla A alla Z, allora sì, vabbè, comunque ok, ti dividi il profilo, ok, perfetto. Allora, ok, andiamo a vedere, dicevo, i supporti e le resistenze. Allora, avete domande, ditemelo, perché poi stiamo anche esaurendo il tempo. Allora, in una parola, cerco di semplificare al massimo, spero di vedervi a giugno, in modo che così facciamo una nostra bella giornata e vi spiego tutto. Tra l'altro sul Market Profile ho fatto anche due video live che trovate sul sito, dove sono due da un'ora e mezzo, approfondisco un pochino di più il discorso supporti e resistenze, quindi a chi interessasse potete già andare a casa, non dico stasera ma domani, e guardarvi questi due video sul Market Profile. Comunque, i concetti sono: uno, non ti dà dei livelli precisi, ma delle aree, ok? Quindi non sono supporti e resistenze tipici, nel senso il massimo precedente, il minimo precedente e quant'altro. Ti dà delle aree o delle zone, e secondo, si vanno a individuare le zone ad alto e o a basso volume, ok? Quindi in una giornata come quella di oggi, andremo a individuare quest'area come una zona ad alto volume e questa come una zona a basso volume. E queste funzionano come supporti e resistenze.
Poi ripeto, nel video spiego come. Ad esempio, ieri tu ti saresti scritto che da qui a qui avevi una zona ad alto volume, qui una zona a basso volume, qui un'altra zona a basso volume e qui un'altra area, zona ad alto volume. Ok? Quindi la cosa importante è, poi nel video spiego come funzionano, scusate ma mancano 4 minuti, quindi andarsi a scrivere quali sono le aree ad alto e a basso volume. Per basso volume si intende dove c'è una letterina sola tendenzialmente, cioè sono quelle che sono chiamate single TPO, perché ogni casellina è chiamata TPO, Time Price Opportunity, ma comunque al di là di quelle sono queste qua, dove c'è una letterina, cioè dove il prezzo è passato davanti una volta sola. L'interpretazione in questo caso qual è? Ce lo dico nel video perché mancano 3 minuti e ho la pila che sta morendo, adesso poi dopo quando si scarica ne parliamo magari, ma... E qui abbiamo un'altra area a basso volume. Comunque, prima approssimazione, è importante evidenziare le aree ad alto volume per i supporti e le resistenze e le aree a basso volume. Ok? Perfetto. Quindi, andando a fare un discorso più ampio, ecco, vedete che qui abbiamo diversi giorni, tante aree a basso e ad alto volume. Non ho detto cosa significano, poi ripeto, potete approfondirlo sul video, però come si utilizzano? Dice, in quest'area dove è passato davanti tante volte, come faccio a sapere quale conta? Allora, io utilizzo questo metodo. Sostanzialmente, quando un profilo è davanti a quelle zone di prezzo, cioè ripassa davanti a una zona tipo il giorno prima o simili, vale l'ultimo. Cioè, tipo qua, questa zona è stata cancellata da questo. Quindi vale questo profilo. Qua sotto, quindi se il prezzo dovesse scendere, vale questo e non questo qui, ok? Scendo ancora, vale questo, cioè vai a prendere il primo profilo utile, sto spiegato, aspetta un attimo che provo, tipo se scendessimo sotto tutta quest'area di congestione, ti vai a prendere questo profilo, ma non questi qua, che sono stati cancellati da questo, ok? Se scende qua sotto, ti vai a prendere quest'area, alto-basso volume, ma non questi. Ok? Prendi il primo utile andando indietro. Questo perché? Perché anche se è passato molto tempo, un po' come i supporti e le resistenze, no? Vai indietro a cercarti il massimo e il minimo, magari 2 anni fa. È chiaro che un massimo minimo fatto 3 anni fa è meno forte di quello fatto ieri. Per quello dico, oggettivamente... Qua, stamattina, oggi, valevano e hanno molto peso le aree a basso e ad alto volume stabilite ieri, ok, no? Perché sono recenti, quindi vuol dire gente che ha comprato o venduto in queste zone, in quel senso danno supporti e resistenze. Questi qua sotto valgono ancora perché c'è probabilmente della gente che è short da qui, c'è probabilmente della gente che è short da qui o long da qui, quindi in questo senso... Abbiamo questo discorso, si va a prendere il primo profilo utile andando indietro, ok? Poi l'interpretazione, veramente potete, ci sono 2 video live da 1 ora e mezza nei quali parlo di queste cose, andate sul sito, li vedete e avete 3 ore dove vi dico tutto sul volume. Se avete fretta vi connettete qua fuori all'internet point e cose. Niente, allora vi ringrazio e niente, spero di vedervi a Milano a giugno, grazie a tutti.